padre della vedova. Quali crede possano essere le prospettive per i giovani che sempre più numerosi vogliono lavorare nella diplomazia e nella cooperazione internazionale? Ma nella diplomazia si può continuare a entrare, dico si può continuare a entrare perché è uno dei pochi comparti della pubblica amministrazione per i quali è previsto anche nei prossimi anni si prosegua nel reclutamento, vedremo di quanti, ma nei prossimi 3 anni, 2016, 2017 e 2018, ci sarà il concorso per la diplomazia ed è un concorso impegnativo. Naturalmente le selezioni sono molto serie e rigorose, però che dà sbocco a una professione, io non sono un diplomatico, vedo i diplomatici lavorare, è una professione bellissima. E questo è un punto. Stiamo partendo anche con una nuova modalità per la cooperazione internazionale, a gennaio partirà la nuova agenzia per la cooperazione internazionale che lavorerà con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. La cooperazione internazionale è uno dei settori su cui stiamo investendo di più, stiamo mettendo nuove risorse mentre riduciamo la spesa pubblica negli altri settori e l'aumentiamo considerevolmente lì. Della cooperazione internazionale si va dal lavoro che fa il Ministero, dal lavoro che farà l'Agenzia, naturalmente a tutte le organizzazioni non governative, le ONG che partecipano all'ideazione, allo sviluppo e alla realizzazione dei progetti. Dopo gli attentati di Parigi si è parlato della generazione Bataclan. A suo parere, in questo difficile momento storico, quale ruolo possono giocare i giovani? Cosa è possibile fare per la promozione della pace in Europa e fuori? Ma cercando di dirlo senza retorica, credo che i giovani abbiano il compito, forse anche il dovere, sicuramente l'opportunità di non farsi spaventare da chi li vuole terrorizzare. La sicurezza è un impegno, abbiamo avuto in Europa e anche in Italia altre stagioni dove la sicurezza era a rischio. La sicurezza è un impegno, quella dentro i confini italiani, dentro i confini europei, anche lavorando fuori per la nostra sicurezza, ma non possiamo pensare di venire paralizzati e i giovani europei, a mio avviso, devono rispondere nella dimensione europea, non pensare che cominciare gli italiani a fare gli italiani, i francesi, i tedeschi, gli ungheresi, eccetera, a rinchiudersi in una dimensione nazionale, magari tornare come facevano i loro nonni a combattersi dentro i confini dell'Unione Europea. Sentirsi europei, dare risposte in termini di sicurezza importanti, ma soprattutto evitare quello che i terroristi vogliono, di condannarci tutti quanti al ruolo di obiettivi. Non è così. L'Europa e l'Italia, con essa, sono un posto straordinario, ricco di talenti, di investimenti fatti in passato, di conoscenze, di tecnologie, di economia. Dobbiamo crederci perché è vero e lavorare per aumentare le cose positive, non per farci terrorizzare da chi vuole il nostro male.